C'è un senso in tutta questa operazione che ha fatto la Regione Puglia, che non ha avuto precedenti e neanche epigoni in ambito nazionale, testimonianza della sua originalità e del suo coraggio, che è stata quella di strappare a ricatto della precarietà e del lavoro nero, della insicurezza e della impossibilità di progettare il futuro per migliaia di persone in tutta la Puglia. Il risultato che non può essere appannato. Da niente, neanche dalle difficoltà che stiamo avendo con le organizzazioni sindacali, perfino dalla contrapposizione tra i lavoratori o dalle chiacchiere che stanno girando e che sono autentiche chiacchiere destituite di ogni fondamento su una antieconomicità dell'operazione. I pugni sulla faccia fanno male, attento a non sbagliare le parole. Che fatica correre a cercare il sole quando il sole non c'è. Chissà se i vertici dell'ASL penseranno ancora che quelle sui conti siano autentiche chiacchiere destituite di ogni fondamento quando vedranno questo documento. E il sole dov'è? Ve le mostriamo in anteprima assoluta. Sono le pagine fitte fitte di numeri, percentuali, valutazioni di somme tirate e confrontate. È uno studio meticoloso, durato mesi, sui costi di Sanità Service, sul confronto tra quanto presumibilmente sta spendendo ora e quanto si spendeva prima con l'appalto all'esterno, tra quanto presumibilmente si spende a Lecce e quanto altrove. Non una relazione di parte, ma una relazione pro veritate, secca, netta, che porta la firma, niente poco di meno che, del professor Stefano Adamo, il preside della Facoltà di Economia dell'Università del Salento. Sono due grosse ditte del settore impegnate nei ricorsi al TAR a incaricare la formulazione di questo parere, che ripetiamo non è di parte, ma tecnico asettico, reso da Adamo in quanto perito già di per sé istituzionalmente super partes, proprio in virtù del ruolo che ricopre nel mondo accademico. La documentazione a cui il professor Adamo attinge è molta e molteplice. Si inizia da offerte economiche, estratti contabili e fatture emesse all'ASL dal raggruppamento di imprese che svolgeva il servizio poi internalizzato, raggruppamento formato dal Consorzio Nazionale Servizi e Meridionale Disinfestazioni, ora la Biologica, la SFL, vale a dire la vecchia Supernova, la Pulisan e l'Ariete. Sono dati storici che servono a stabilire con certezza il costo dell'operazione BAI, vale a dire quella acquistata all'esterno tramite l'appalto. Più complesso è ricavare il dato relativo all'opzione Make, quella fatta da sé tramite la società in-house, non essendoci ancora, dopo oltre 5 mesi dall'entrata in funzione, alcun resoconto finanziario di Sanità Service. La relazione si inoltra allora in un'approfondita analisi di settore, passando al setaccio, un qualcosa come 281 bilanci del periodo 2003-2010 relativi a un campione di 41 aziende simili. Le risultanze vengono poi comparate con l'unico documento economico a cui si può fare riferimento per la in-house nostrana, quello di programmazione, il business plan triennale, e infine vengono comparate con il bilancio di Sanità Service Foggia, considerata il modello di riferimento per la Puglia, paragonabile a quella leccese per dimensione, natura dell'attività e contesto di operatività. E allora, pronti per entrare nel vivo dei numeri? Il costo dell'operazione BAI è matematico, è la sommatoria del fatturato delle aziende affidatarie e subaffidatarie, 13.991.887 euro, che con l'IVA al 20% lievitano a 16.790.264 euro, tanto la ASL ha pagato nel 2010. E questo va precisato con due differenze fondamentali rispetto ad oggi. Il personale impiegato allora delle imprese era di 739 unità e non 680, dunque di 59 lavoratori in più. E poi il servizio era onnicomprensivo, non solo pulizia, sanificazione, ausiliariato, ma anche le prestazioni che ora continuano a rimanere all'esterno: verde, aree comuni, disinfestazione, il cui costo per l'ASL oggi ammonta ad altri ben 2 milioni e mezzo di euro l'anno, mentre prima erano compresi nel prezzo.
La configurazione dei costi ricavi del business plan della in-house è stato alterato da questo. È la stessa ASL ad ammetterlo solo agli inizi di ottobre. Chi ci sta dentro, i lavoratori, lo denunciano invece già da maggio. Un doppione inutile, da loro visto come il grimaldello utilizzato da qualcuno, colposamente o dolosamente, per affondare sul nascere la società e dunque la loro conquista. Lei, signora, come lavora? Male. Si doveva stare meglio e stiamo peggio. Per 10 giorni abbiamo richiesto noi assiduamente di avere un lavoro, perché noi vogliamo lavorare e loro ci hanno fatto fare le fate nei boschi. E le aree comuni? Spetterebbero a voi? Dovrebbero spettare a noi, ma ce l'hanno tolte praticamente. Facendo un aumento della spesa in questo modo. È un passaggio questo da tenere a mente, perché dopo ci servirà ancora, e come se ci servirà. Il costo dell'operazione Make, fatto in proprio, dicevamo, è più difficile da estrapolare. Il professor Adamo procede così. Fa una sintesi statistica dei dati dei 281 bilanci, ricavandone uno solo aggregato. Da questo derivano per ogni anno dei rendiconti medi con cui poter costruire un conto economico standard di società che per geografia, numero dei dipendenti e settore operativo sono simili a Sanità Service di Lecce. Eccolo. Tra i costi della produzione ad avere maggiore peso sono quelli per il personale, che superano il 69%, tutti gli altri al 30,83%. Percentuali vicine a quelle fissate nel business plan stilato dall'ASL, immaginiamo, ma che, lontane anni luce, l'ASL ipotizza di poter spendere in media nel triennio ben il 95,78% per il personale, appena il 4,22% per tutto il resto, il 4% rispetto al 30% che spendono le altre, eppure la metà anche rispetto a quanto si spende concretamente a Foggia, dove gli altri costi superano l'8%. E su questo il direttore generale dell'ASL alza le mani. Sì, è un po' bassa. È un po' bassa come percentuale, peraltro ci metteremo 6 mesi, un anno forse, per capire se è sbilanciato oppure no e se l'incidenza dei costi di produzione diversi dalla spesa per il personale è sottostimato oppure no. Ancora dopo 5 mesi non siete in grado di capire quanto sta spendendo Sanità Service, eppure era previsto un documento trimestrale sui costi. Siamo in ritardo, certamente sì. Il ritardo contribuisce però a far camminare Sanità Service alla cieca nel buio, smentendo nel frattempo quella sottostima dei costi cristallizzata nel business plan. Un esempio? Per gli ammortamenti materiali, che sono in pratica quelle spese relative a benefici, cioè strumentali che si possono attutire nel tempo, spalmandole su più annualità, il business plan computa appena 125 euro per il primo anno, 250 per gli altri due. E invece? Invece sono state appena acquistate attrezzature e macchine dalle vecchie imprese per un importo di oltre 34.000 euro, che ammortizzato in un massimo di 6 anni si traduce in circa 5.600 euro l'anno. Ma se questo può sembrare già abbastanza, ci spiace, è quasi niente. Sui conti di Sanità Service si prepara ad arrivare un uragano, anzi si sta già abbattendo. Si chiama IVA, l'imposta per il valore aggiunto che incide del 20, ora del 21% dei costi di produzione. Una mazzata non prevista a monte. E le società in-house si ritenevano economiche proprio perché si basavano sulla presunzione di non dover pagare questa tassa. La giurisprudenza, onor del vero, è ancora contrastante. A livello europeo viaggia in questa direzione, in Italia invece l'Agenzia delle Entrate è stata categorica più e più volte e dunque è un costo fisso assolutamente da prevedere. L'Indiano aveva portato alla luce questo pericolo già un anno fa, durante un'altra puntata dedicata alla sanità. Tutto il ragionamento si fonda su un assunto, quello per cui la società in-house non debba pagare l'IVA. Sarà vero? È un'argomentazione che non trova alcun riscontro nel dato normativo. Anzi, l'Agenzia delle Entrate ha avuto già modo di esprimersi con un parere che nessuno vuole prendere in considerazione. Dice che l'esenzione IVA si può avere a due condizioni. Le prestazioni sociosanitarie devono essere fatte in favore di particolari categorie svantaggiate e arrese da organismi di diritto pubblico o espressamente indicati. La società in-house rientra tra queste?
L'Agenzia delle Entrate nel suo parere lo esclude apertamente, proprio perché è società di capitali. Un anno dopo, l'ASL si ricrede. Il business plan di Sanità Service è completo? Il business plan ha lasciato in piedi una cosa, o meglio, ha sottovalutato una circostanza, cioè quella del peso dell'incidenza dell'IVA sulle prestazioni. E il 20% in più o meno che noi dobbiamo adesso a questo punto considerare prudenzialmente come un costo, senza ombra di dubbio, possono portare in rosso la gestione di Sanità Service. In rosso, abbiamo capito bene? Sì, non siamo ancora in grado di dire di quanto, ma ci costringerà a fare qualche manovra di riordino, qualche manovra di riorganizzazione in maniera da rientrare, almeno prospetticamente rientrare nel deficit. La conferma arriva d'altronde sempre da quella famosa nota del 6 ottobre in cui Mellone scrive che il business plan non ha tenuto debito conto degli oneri gravanti, IVA, IRAP, eccetera, che vanno trattati come costi di gestione aggiuntivi e non previsti. Ma di quanto rischia di splafonare Sanità Service? E questo l'ultimo pugno sul naso che sferra la relazione del preside della Facoltà di Economia. Basandosi sul conto economico medio del business plan, che già abbiamo visto è conteggiato per difetto, l'IVA fa gonfiare i costi fino a 18.791.300 euro. 2 milioni di euro tondi tondi in più rispetto a quanto spendeva prima appaltando il servizio all'esterno. E se calcoliamo l'incidenza dell'IVA sul conto economico medio di aziende del settore, si arriva addirittura a 26 milioni di euro, 9 milioni 230 mila euro in più ogni anno, è pazzesco. Ci manteniamo nel mezzo, l'incidenza sul bilancio più verosimile di una società che è il riferimento più prossimo per la nostra in-house, Sanità Service Foggia. Si spenderebbero allora oltre 2 milioni 798 mila euro in più rispetto all'appalto alle ditte. E questo senza tenere conto anche degli altri 2 milioni e mezzo di euro che l'ASL spende per conservare ancora all'esterno la pulizia delle aree comuni, il verde e la disinfestazione, ricordate? Un pastrocchio vero e proprio, e le verifiche non potranno tardare ancora ad arrivare. Anche se il nostro maggio ha fatto a meno del vostro coraggio. Sì, Sanità Service è nata per dare maggiore tutela ai lavoratori e per buona parte, tranne per chi ancora attende, ci sta a quanto pare riuscendo. Loro hanno lottato per ottenere questa conquista e vogliono difenderla giustamente a tutti i costi. Ma Sanità Service è stata creata anche in prospettiva di un risparmio per le casse pubbliche, tant'è che un'operazione fatta a rientrare nel piano di rientro. E nonostante l'impugnazione di quel testo, proprio e soprattutto su questo punto, da parte del Consiglio dei Ministri nel novembre del 2010, 8 mesi prima le internalizzazioni avevano ricevuto il lasciapassare bipartisan nell'estenuante ultima seduta del Consiglio regionale del primo governo Vendola. Convintamente dal centro-sinistra, ma poi anche dal centro-destra, in un clima esasperato dalla contrapposizione, dalla frase fatidica di Vendola dopo la polemica sul rischio Grecia, Tremonti, Fitto e Palese sabotatori dei posti di lavoro nella sanità pugliese, a cui seguì la risposta del capo dell'opposizione: se questa tua frase provocherà attentati o minacce a me o alla mia famiglia, non te lo perdonerò mai. La verità è che a poche settimane dal voto delle scorse regionali nessuno aveva voglia di perdere per strada consenso ed è questo il dato politico da sottolineare e rimarcare. Ed è per questo che la responsabilità sulle falle nei bilanci già sanguinanti della sanità, se ci sarà, sarà doppia e non esime proprio nessuno. Anche se allora vi siete assolti, siete lo stesso coinvolti.